Siamo sposti di tanto. Ah, Gaeta, dove stai? Papa. Qui ci vuole finire. Anche un'altra collaboratrice. Allora, grazie a Gino, grazie. Giriamo la valigia così evitiamo... Sì, piano che si rompe il vetro. Messo i moduli. Sociale, oggi abbiamo fatto amicizia con, oggi, un po' di tempo, con gli amici lucani, c'è questo feeling molto importante, ma per un esclusivo fine, quello di risolvere il problema economico delle famiglie valentine e delle imprese. Noi non abbiamo altro né politico, almeno per quel che ci riguarda noi tarantini, e solo dobbiamo stare bene tutti. Questa è la richiesta nostra. E il nostro è un piccolo lavoro che abbiamo fatto a Petrano, diciamo così, per consegniamo questa sera alla dottoressa d'Arcangelo queste firme con questa è la relazione. Dunque, solo il comune di Fragagnano non ha dato i certificati elettorali, noi abbiamo richiesto due volte con tramite Pecchi. Abbiamo negato anche la sentenza del Consiglio di Stato che nella fattispecie considerata non è responsabile, cioè le firme valgono lo stesso, perché il comune stanno tutta la documentazione, sentenza del Consiglio di Stato, della Corte Costituzionale, e questa è la relazione. Più dietro, se la signora vuole protocollare. Sì. Quella è la vostra e questa è il mio. Dobbiamo dire che colgo l'occasione, abbiamo avuto la collaborazione della dottoressa D'Arcangelo, una persona squisita come dirigente, come persona, perché ha capito l'importanza di questo referendum. Io parlo dell'amministrazione, dell'istituzione, provincia. Questa è l'occasione anche buona per mettere in evidenza che secondo noi la provincia è un ente necessario, perché con tutte, la dottoressa sa meglio di me, i problemi, le articolazioni che ci sono dal punto di vista amministrativo, sono necessari sia la provincia che il comune e la regione. Quindi l'occasione è buona per mettere in evidenza che l'ente provincia deve essere l'ente necessario, non può scomparire, secondo me. Poi il legislatore farà quello che vuole. Un altro ringraziamento ai dirigenti degli uffici elettorali dei vari comuni, perché noi ci siamo supportati per i vari comuni, no? Giacomo. Abbiamo toccato tutti i punti della provincia. Gli uffici elettorali, i dirigenti sono stati di una squisitezza unica e soprattutto permettetemi di ringraziare la dottoressa Bottazzo del comune di Taranto, dell'ufficio elettorale, che veramente si è prodigata per collaborare con il comitato. Ora noi abbiamo considerato che facciamo per i cittadini. Questi sono i filmati autenticati. Poi con il nuovo consiglio.
l'autorizzazione del consiglio. Però una cosa che avevo messo come consiglio nella relazione, per evitare di fare due elezioni, perché non è quello cominciare la volta delle elezioni, c'è il consiglio quindi approva la delibera del referendum sulla base dell'articolo 42 della Costituzione, in modo che si manda direttamente alla, se no siamo costretti a fare due elezioni, una e poi ripete l'elezione con la nazionale, quindi per aggirare l'ostacolo si approva però ai sensi dell'articolo 42 della Costituzione, no, la Cassazione che deve accettare il consiglio se è conforme. Abbiamo suggerito nella relazione queste cose, se no siamo costretti a fare due elezioni. A noi va bene perché facciamo lavorare in nove con le ferie, ma quindi non è l'occasione d'oro anche per dare qualcosa. Però lo scopo principale, chiaro, è quello di cambiare l'economia del territorio ionico e quello locale. Allora mi fermo qui, se no con la competenza. È tangibile l'interesse.